Ok, nuovo capitolo di Dead Space 3. Bakken. Isaac. Io sia dannato. Dove sono tutti? Sono diretti a un centro di ricerca sul Pectio. C'erano delle tute termiche, ma non bastavano per tutti. Così ho deciso di restare indietro. Potrebbero essercene altre nel sotterraneo. Potrebbero. L'ascensore è andato e abbiamo sentito qualcosa che si muoveva là sotto. Per cui non abbiamo. Non abbiamo controllato. Bakel. Capitolo 9. Avanti. Povero Bakel. Forza, Isaac. Allora, l'ascensore è bloccato. Vediamo, magari gli manca energia. Vediamo, troverò qualche generatore. Vediamo. Detto fatto! E questi cosa sono? Ingranaggi. Forse, ecco, forse va lì, forse, vediamo. Non so. Ancora te! Oh, ma ce l'ha proprio con me quello lì, eh. Giuro, prima o poi. Guarda, prega Dio di non capitarmi sotto tiro, perché mi decupi, decupi. Porca vacca. Oh. Chissà cosa ci sarà mai sotto. Sono il soldato semplice Semakerman, 41esimo ingegnere. Gli ho detto di non mangiare gli infetti. Hanno iniziato a cambiare, a evitare la luce intensa. Bastava la mia torcia per scatenare la loro furia. Ho bloccato l'ascensore per tenerli di sotto. Che Dio abbia pietà di loro. Di che diavolo sta parlando? Oh, porca. Una postazione per la tuta, però dall'altra parte. Cazzo! Che roba era? Cos'era, un bimbo di merda? No, non era un bimbo di merda, era più grosso. No, no, no. Non era un bimbo di merda. Era troppo grosso per esserlo. Che diavolo è? Non mi piace. Preparati, Isaac, ne vedremo delle belle. Registro personale, Sam Ackerman. Sono 3 giorni che sono nascosto nel buio. Devo arrivare alla radio, chiamare aiuto. Forse c'è un modo per ingannarli. Lancerò qualcosa e loro. Loro andranno a vedere cosa ha causato il rumore. Sei tu? Oh madonna, qua sono tutti male. Shh, piano Isaac, piano, shh! Vuoi farti beccare da quei cosi? Ma vaffanculo, state là dentro, bastardi. Quarantena, sì. Bravo, dai, buttaci la porta. Un coglione. Oh merda, che è successo qua? Non voglio neanche saperlo. Che razza di posto è questo?
Ah, ho capito, questo vabbè, questo giochetto è facilissimo. No, ho sbagliato. Ah, manca l'ultimo, vero? Ecco, vediamo ora. Ora mi pento di averlo attivato. Ah, mi ammazza! Che cazzo? Ma te dove salti fuori? Uscita. No, non dimmi che devo entrare di nuovo lì, eh. Oh porca, devo entrare di nuovo lì, vabbè. Pianino, piano, pianino, pianino, pianino. Attenzione, piano, piano. Allora, oh madonna, qua rompicapo della madonna. No, no, aspetta. No. No, 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 allora. No, allora. No, no, aspetta, aspetta, sto posto andando in panne. Forse è così che va. No. No, 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 ok. Poi collego quel frammento, quel pezzo così. Ah, ho capito, cambiare quello. Ecco. No, no, no. Sto rompicapo. Sto rompicapo qua, non ci capisco mai la mazza. Ecco, forse così. Questo qua devo cambiare così. Ecco, vedi infatti. Oh madonna, The Dice a 44, ce l'hai la testa. Ok, ecco fatto. Vai, che bestia che sono. No! No, non voglio diventare la cena di queste merdacce. Questi, come posso chiamarvi? Ossuti, va. Dai, assaggia la mia magnum. Assaggia il mitraglio. Mitraglio tutte brutte merdacce. Muori, muori. Non ricarica. Ossuti, va, lo dice. Questi qua li chiamo ossuti. Oh, due nomi, porca vacca, mi sono già inventato due nomi nuovi per il necromorfo. Quelli lì, che mi saltano fuori dalla neve, facce esplose perché non si, c'ha la faccia che sembra saltata via. Ah, troppo presto tirato. Poi questi qui li chiamo ossuti perché c'è, sono più, cioè, ok, sono in carne ed ossa, però di carne ne ho vista poco, ho visto soltanto ossa, porca vacca. Ossuti sta benissimo come nome, vabbè. Però che strani necromorfi, questi necromorfi qua uccidono per mangiare, mai visto una roba di genere. Devono essere un nuovo tipo. Cioè, uno antico, Ma è vecchio di 200 anni, porca vacca. Oh, finalmente, vediamo. Vediamo, tuta termica, dov'è? No? Eccola, tuta termica. Allora, Isaac, adesso ti metterai una tuta bellissima, ultima moda.
Guarda, Isaac, sta benissimo, bellissima. Guarda, è veramente splendida, ultima moda, rivestita in cashmere per non farti sentire il freddo. Bellissima. In cashmere, eh. Oh, meno male che è tornato a posto il localizzatore. Soldato semplice Temacherman. C'è qualcuno là fuori? Sam, sono il dottor Serrano. Ascolta, devi raggiungere la struttura 1. Mi hai sentito? Ci sono delle vite in gioco. Cosa? Doc, le vite di chi? Di tutti. Vai, vai Sam, ora! Ackerman! Ackerman, non la chiude! Ci proverò, Doc. Va bene? Dobbiamo essere tutti! 31! 31! Oh mio Dio. Bene, bene, bene. Andiamo, Isaac. Ora non dovremmo più aver problemi. Abbiamo la tuta in cashmere. Anch'io sono a posto. Andiamo. E ti sta veramente benissimo, sai.